Giuseppe Nicolao, una gemma consegnata ai tifosi meno di 48 ore fa, per riacciuffare un risultato che sembrava compromesso. Ci stai prendendo gusto e dobbiamo dire che ci piace tanto. Sì, è il mio secondo gol in campionato, sono molto contento, soprattutto perché domenica siamo riusciti a strappare un punto importante per come si era messa la partita, perché potevamo sicuramente, diciamo, come è iniziata la partita, potevamo vincerla perché abbiamo iniziato bene a giocare, poi abbiamo preso due gol, c'è stata una grande reazione, abbiamo portato un punto a casa importante. Tu sei fra quelli che questo Tour de Force l'hanno vissuto in pieno, nel senso che hai avuto la gioia e la fortuna di essere impiegato. Qual è il tuo stato di forma e se c'è stress nel gruppo per aver vissuto queste partite in maniera così ravvicinata? No, no, io penso che siamo bene perché siamo un gruppo di professionisti, quindi sicuramente il segreto sta quando finisce una partita subito non staccare mai la mente, cioè stare sempre concentrati e cercare di recuperare quante più energie possibile facendo il tutto, no? Mangiando bene, facendo posture, quindi credo che tutti lo facciamo, abbiamo a disposizione uno staff che comunque ci cura tutto, anche la fisioterapista che ogni giorno ci tratta, quindi siamo concentrati e abbiamo voglia di giocare ogni partita al massimo delle nostre forze. Andrea e Nardò rappresentano storicamente due nobiltà calcistiche pugliesi. Domenica c'è un incontro sulla carta abbastanza bello, abbastanza piacevole da seguire. Come te la immagini questa gara? Ah, penso sia una grande partita su due squadre forti. L'Andria è una squadra molto organizzata e c'ha giocatori importanti, quindi ce la giocheremo al massimo come abbiamo fatto in tutte le partite. Non vediamo l'ora di scendere in campo per giocarci questa bellissima partita che comunque più che bella è una partita importante per i playoff, sia per noi che per loro. L'Andria ha giocatori importanti, ma il Nardò non è da meno. Sì, i miei compagni di squadra sono i migliori e io mi ritengo fortunato, l'ho detto dopo 15 giorni che sono venuto qua che ero fortunato a stare in questo gruppo, lo dico tutt'oggi, che i miei compagni di squadra, oltre ad essere giocatori forti, sono dei grandi uomini, quindi sono felice di far parte di questo gruppo, di questa, diciamo, del Nardò, sono contento di stare qui. Grazie Giuseppe. Grazie a te.